Confcommercio Foggia si appresta ad eleggere il nuovo presidente, vedremo chi sarà il successore di Damiano Gelsomino. Nel frattempo commentiamo l'imminente vigilia di questa votazione con Pino Stefanini, già vicepresidente vicario di Confcommercio Foggia. Chi è il candidato giusto? Il candidato giusto è Antonio Metauro, un grande imprenditore di questa zona, di questa città martoriata, che dal nulla ha fatto un'impresa veramente importante, la Metauro Bus. Gli anni di Gelsomino come li giudica? È stata una persona onesta, per fortuna, perché altrimenti con quello che aveva ereditato oggi non esisteremmo proprio più. Quindi proprio perché è una persona onesta ha cercato di tenere la barca a galla, ma è stato veramente difficile. Cosa chiedete al nuovo presidente? Di portarci un po' indietro quando eravamo invidiati in tutta Italia, quando la Confcommercio di Foggia aveva 100 dipendenti, quando la Confcommercio di Foggia aveva le sedi nei paesi della provincia di Foggia, quando la Confcommercio di Foggia esprimeva i presidenti di categoria italiani, eravamo presidenti dei macellai, degli ambulanti, dei cartolibrai, dei rappresentanti di commercio, dell'abbigliamento. Oggi non siamo più nessuno. E la colpa è soltanto di chi, dopo Cicolella, ha fatto di questa organizzazione uno scempio. Ma tutto dipende dalla tanta gente per bene che ancora gravita attorno a Confcommercio. Attenzione, so che l'altro candidato è Gigi Manzionna. Io lo conosco, è un bel imprenditore, è una bella persona. Ma a noi il profilo che abbiamo scelto per Confcommercio è un altro. Gigi Manzionna sicuramente può restare nella Confcommercio e essere una pedina importante, ma Antonio Metauro penso che prenderà lui in mano questa barca per approdi lidi più tranquilli.